Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Piana Stampa, la nostra rassegna in onda tutte le mattine dalle 8:30 in poi. Mercoledì 7 dicembre andiamo a sfogliare insieme i quotidiani della nostra regione. Partiamo con il quotidiano della Calabria. Le mani del clan su Cosenza, blitz della DDA contro il Rua Lanzino. L'Ndrangheta c'è, ma la città è omertosa. 16 arresti, indagati per voto di scambio Umberto Bernardo e Pietro Ruffolo. Scendiamo nella pagina. Pietà per mio marito. Sul governatore gli strali di Zavattieri e Belcastro. La moglie di Santi Zappalà replica a Scopelliti. Ma andiamo a leggere all'interno questa notizia che proviene da Gioia Tauro. RFI si muove, si lavora sulla linea ferrata tra la Piana, Taranto e Bari. Si conta di finire nel 2012. Vertice a Bruxelles sul supporto e su APQ per i collegamenti con la Puglia. E in una nota dei sindacati, i sorveglianti idraulici reclamano gli stipendi. Quindi, Oppidum Amertina sospesa l'attività per lavoro nero. Il titolare di un'autocarrozzeria di Oppidum Amertina è stato sospeso dall'attività imprenditoriale per lavoro nero. È sempre Oppidum Amertina denunciata la Squillacioti dopo la chiusura da parte dei NAS e del NOE dell'ospedale di Oppido avvenuta ieri. Riprendiamo una notizia appunto data anche ieri: Rosarno a rischio rivolta. La Caritas chiede un maggiore impegno e responsabilità delle istituzioni pubbliche. Solo i volontari danno assistenza ai migranti di via Nicotera. E nella foto vediamo un immigrato dentro il ghetto di Rosarno. Quindi La Piana, Gioia Tauro, i soci privati a ribasso. Piana Ambiente ha annunciato la decisione di dismettere quote per 300.000 euro. Ma la MACI, un traguardo essenziale per il rilancio della società. E sempre a Gioia Tauro, l'ASP5 non convince il consigliere Laurendi, mentre il sindaco di Giffone, Aristodemo Alvaro, non è convinto. Tenetevi pure le vostre azioni, ha detto Alvaro. Palmi, passo passo, arrivano 13 rinvii a giudizio. Punto di svolta a 10 anni dai fatti. Rosarno, la pistola non è da guerra, un minore torna in libertà. Decisione della Corte di Appello. E tra le brevi, lavoratori in nero continuano i controlli dei carabinieri. Rizziconi, consegnate le borse di studio a 2 anni dalla tragica scomparsa di Francesco Maria in Zitali. Premiate Alessandra Amato, Matteo Sette e Roberta Anastasi. Alla cerimonia è intervenuto anche il procuratore Prestipino. E parliamo di scuola, un argomento attuale. Accorpamento, la CGIL è critica. Il segretario provinciale non è convinto della bontà della riorganizzazione della rete scolastica. Nella foto vediamo Elisabetta Gambello, la segretaria generale. Il progetto può mettere a rischio i programmi formativi. San Ferdinando, rigassificatore, il presidio in movimento non si arrende. Taurianova, consensi alla proposta Asciutto, volta a istituire il consiglio comunale dei ragazzi. E ancora Gioia Tauro, trasportatori al porto di Gioia, la vertenza è stata bloccata dopo l'incontro fra le delegazioni e l'autorità portuale. Polissena, nord e sud si incontrano dentro la casa municipale, gemellaggio artistico fra Polissena e Montaldeo. A centropagina i Pampers nella Piana. Passa anche da Polissena lo spettacolo dei giovani comici di Colorado. Incontri con gli studenti fra sketch comici e impegno sociale. Gioia Tauro, un dibattito a Gioia organizzato dalla Fiamma. Uomini e culture. E ancora a centropagina Palmi, il Guerrisi lancia il concorso Sensibili all'arte. E infine Oppidum Amertina, la nonnina a quota 100, 103. Grande festa in paese per Mariangela Coco Pignataro. E
Passiamo a Calabria Ora, in alto il mistero è giallo sulla morte del notaio di Infinito, appunto il notaio coinvolto dell'operazione ultima condotta dalle DDA di Milano e Reggio Calabria. Andiamo all'interno di Calabria Ora. Ecco la notizia, si suicida a Lugano il notaio di Infinito, è stato trovato morto nella sua abitazione Daniele Borelli. Traffico di rifiuti tossici per la Cina, i container partivano anche da Gioia Tauro, l'operazione Gold Plastic. L'ora della piana, Oppido, Rosanna indagata, ma sul presidio non cede. La Squillacioti denunciata incontra il sindaco Barillaro. E ancora sulla sanità, CD giovedì in piazza per l'ospedale unico a Gioia Tauro. Rosarno, minore con la pistola, sconto di pena. Per la Corte d'Appello la Walther P38 non è arma da guerra. Cosa mia, slitta la requisitoria del PM. Le conclusioni in abbreviato posticipate al 15 e 16 dicembre. Piano ambiente pubblica, i sindaci non si decidono. Stallo in assemblea, Mallamaci, mi avete eletto per questo. Il dibattito, il rigassificatore sull'impatto città del porto spaccata. E ancora Gioia Tauro, concordati i costi minimi, riparte il servizio al porto. Polistena, nuovo direttore a Polistena, Panella subentra a Nastri. Nella foto vediamo Panella, Spagnolo e Nastri. Ancora Scido, cambio della guardia in giunta, l'assessore Ielasi lascia il posto nell'esecutivo alla giovane Maria Pizzimenti. E a centropagina. Bellocco a corrente alterna, cinque fronti, sempre più frequenti le assenze del vice sindaco. Nella foto Bellocco e Cascarano. Terranova, Sappo Minulio, in cantiere il nuovo statuto. E a Medicucca, l'ente punta sul borgo antico, nel mirino il recupero degli immobili abbandonati e il turismo. A destra, sulla foto, vedete il comune di Medicucca. Palmi, il blocco dei Democrat dopo l'out-out delle primarie. Palmi, il PD sorpreso dalla proposta avanzata dalle sinistre. Taurianova, dal Consiglio via libera all'assise dei più giovani. Polistena, studenti del Renda in trasferta gioiosa per il Torrone. Melicucca, l'impegno dell'Avis sul diabete a Mellito. Domenica il convegno sulle malattie giovanili ormai più diffuse in Italia. E chiudiamo con Gazzetta del Sud. Cosenza 16 in manette per mafie, operazione dei carabinieri, DIA e polizia. Disarticolata la cosca guidata dal latitante Ettore Lanzino. Andiamo. Su Reggio Tirrenica, Rizziconi, dove sono finite le attrezzature della mediateca, il giallo della struttura mai decollata e degli strumenti che sembra siano distribuiti nelle scuole. Palmi, dopo 4 anni la varia si farà, il commissario rilancia la sfida, simbolo e patrimonio della città. Provincia e Regione hanno garantito il loro sostegno, se ne è parlato in una tavola rotonda di recente a Palmi. Gioia Tauro, compagnia dei carabinieri, arriva il tenente Anobile. E anche qui Oppido, ospedale, i carabinieri denunciano il direttore dell'ASP, dopo l'ispezione dei NAS. Era questa l'ultima notizia di oggi, piana stampa ritorna domani, a voi tutti una buona giornata.